Nuova avventura cinematografica per il regista Giuseppe Marco Albano, coinvolto nella realizzazione di un nuovo film girato a Taranto che racconta i problemi dell'Ilva, coprodotto da Puglia Film Commission. E la Pinucci, dì? La moglie di Pinucci, si aspetta terza figlia, si aspetta, sai? Ma non nasce la vicina nuova, eh? Ah, orfani! Te la guardi il mio cognato, quello che lavora dall'altro fondo. Non sei vicino nuovo, si vede più. Sarà nacchiato un tumore tanto. L'Ilva è il colosso siderurgico più grande d'Europa e tutto ciò che adesso è collegato, dal lavoro precario, maledetto, indispensabile e mortale, all'inquinamento fino ai tumori, passando per i sogni di un ragazzino di 13 anni, grande fan dell'intramontabile mito di Michael Jackson. E il filo conduttore dell'ultimo film di Giuseppe Marco Albano, girato interamente a Taranto, intitolato non a caso Thriller. Thriller infatti si intitola anche l'album che ha consacrato definitivamente Geco come star mondiale della musica pop. Il video che ha reso immortale la pop star è popolato di zombie e figure da incubo, uno scenario horror, proprio come il paesaggio circostante l'Ilva di Taranto, il luogo in cui è meno probabile che altrove è possibile anche solo immaginare di realizzare i propri sogni, ha spiegato Giuseppe Marco Albano. Protagonista di Thriller è Michele, il ballerino tredicenne con una grande ambizione, partecipare ad un talent show televisivo per ragazzi che potrebbe cambiargli la vita imitando Michael Jackson tra i vicoli del quartiere Tamburi. Negli stessi giorni però a Taranto, la città più inquinata d'Europa, gli operai dell'industria siderurgica si mobilitano per la più grande protesta di sempre. Ma il film è stata anche l'occasione per il ritorno del TG Norba 24 al cinema. Il regista lucano ha infatti scelto la collega Francesca Rodolfo, pure lucana e con un'esperienza lavorativa proprio a Taranto, come conduttrice del telegiornale che trasmetterà la notizia sensazionale. Ce la farà Michele a coronare il suo sogno e a sconfiggere il grande mostro rosso? Staremo a vedere. Già ti sei montato la testa, vai a sederti.